Salve a tutti e bentornati su Final Fantasy XV. Allora, andiamo a controllare la missione che abbiamo. Abbiamo dichiarazione di guerra. Informati da Kor, Noctis e i suoi compagni decidono di assaltare la base di Niflheim, in costruzione lungo la linea difensiva imperiale nella regione settentrionale di Duskae. Quindi, noi per iniziare questa missione dovremmo andare a parlare con Monia, la stessa ragazza che abbiamo parlato prima, con cui ha salvato la sorella di, come si chiama? Non mi ricordo, di Gladio. Ok, Your Highness, sentiamo. the Marshal has apprised me of the plan. Colonel. We found a back door into the Imperial base. I'll mark the route on your map. The way is secure. So, You should perché be non able mi to gain sembra? entry relatively easily. Va bene, ok, ci sta dicendo allora che abbiamo un'entrata a Umma. Allora, quindi prendiamo la nostra auto e facciamo navigatore, missioni, dichiarazione di guerra. Everything in order. Yep. Bene, bene. Abbiamo scoperto che ci sono dei luoghi, delle tombe di famiglia di Noctis che nascondono delle armi So, potenti who is this Monica person? che A serviranno a servant of the qualcosa di Crown's Guard, sicuro. like Gladio and myself. She's one of my father's best, along with Dustin, who's guarding my sister. Good to know we still have Ah, la people we base è can là, count on praticamente outside the potevamo city. andare anche a piedi. Cioè, a due passi. Do we have to walk? Comunque, queste armi sono delle armi ancestrali, una cosa del genere. Quindi I think I got a dovrebbe essere pebble una in my cosa shoe. armi Take it molto out. più potenti. Yeah. Cioè, mi sembra anche brutto. Sono di livello 3. Poi sono così belli, guarda qua. No, non li attacco. Allora, intanto prendiamo qua che ci sarà Pepe Leila per preparare le ricette che ci prepara Ignis. Allora, dobbiamo andare là, 50 metri. Deve essere il passaggio per entrare. Oh, è questa cosa dove spunta. Scusa, potevi venire con noi direttamente, ce l'ha fatta prima lei che noi. From here we will split into two groups. Prince Noctis, please join the Marshal up ahead. The rest of you will assist me in the diversionary effort. Quindi saremo io e il generale Kor. Ok, per me va bene. I'll see you guys later. You Ci go vediamo give 'em dopo. hell. We'll do the same on our end. Non so, altre 2 ore per passare. Ah, qua c'è il generale. Once we're in, we launch our ambush, pushing out while support pushes in, crushing the enemy from both sides. Tra due fuochi. It's ok. Ma cosa abbiamo qua? Una bella, bella sta gran produzione. Qua. Remember, a king fights with dignity. I'll get right on that. A little easier with Kor around.
Don't get used to it. I'll be gone before you know it. I'll enjoy it while I can. Above us! Got it! Will the others be all right on their own? Worrying will only compromise your focus. Yeah, yeah. Should be. Otherwise, you'd only get in everyone's way. Could have gone it alone if I wanted. That mentality could prove your undoing, Highness. Come sempre. Ah, weather cleared up. See you again. All right on your end? Right as rain. The Nifts couldn't take their eyes off us. Thanks to you, we were spared their attention. Stay right where you are. Well, well, if it isn't Kor the Immortal. So, you survived the Citadel. But you won't survive what I have in store for you. It's past time your legend came to an end. È già piena a posto. Facciamo un pochettino più potente. Potenza 32, ok. Così facciamo del male, ma veramente male.
La rassegna. Fulgo a posto. Veramente un oggetto di ferro. Ah, c'è una bomba. Pathetic. What's this? Hard and back. Usiamo una pozione per pronto. Non la usiamo per noi. Le magie sono pronte. Say your prayers. The gloves are off. No more punches. Impressive. Seeing you in action puts my mind at ease. It's clear I don't need to worry anymore. I'll return to watching the Nifs. Till next time. Take care. Grazie, anche tu. Cor lascia il gruppo. Certo, non sarà affatto facile sopportare la morte di Nifl. Still a lot we haven't seen though. And a lot for us to do. Yeah. Buck up. We're just getting started. Vedo abbastanza pensieroso. Punti esperienza, saliamo di nuovo di livello, livello 14. Capitolo 3: un mondo da scoprire. La formidabile potenza bellica dell'impero rende estremamente arduo riconquistare il cristallo. Per riuscire nell'impresa, Noctis ha bisogno dei poteri della sua stirpe che l'attendono in nuove terre. Allora praticamente il potere della stirpe sono queste armi. Cioè lui ha bisogno di queste armi per riconquistare il cristallo. Allora per questo servono queste cose. Uno scopo ben preciso. So, the prince eludes death. And what of the elusive ring? Ah, questo è il Luna Freya della... has absconded with it. Find and kill her. The ring is the final piece. Il re dell'impero. We may do well to take her alive. The Six wield power beyond our imagination. The Oracle holds the key for the king. She could unlock many secrets. Nay, High Commander. Lord Ravus. The Imperial Army is now at your disposal. Infatti, questo è... A moot point, while the fugitives remain at large. My men and I will continue our search for the Prince and the Oracle. So glorious. My crystal. Quindi vuole il cristallo anche lui. Look out, world! Here we come! We can finally leave this dust bowl behind. The lands beyond are vast by comparison to lead. Bigger's better!
Mostar to Sindhu. First comes to Sky, a region known for its wetlands. Really? Wetlands? There's also a chocobo forest. Now we're talking! Further west lies the Klain region, wherein we'll find the town of Lestalum. Oh, isn't that where Iris is headed? Barring delays, she should have arrived by now. Maybe even had herself a look at the meteor. The meteor of the Six? The same. Its heat is harnessed to power Lestalum. Whoa, that sounds way cool. I'm actually looking forward to this. It'll be a long drive. Best fill up the tank before we set out. Già ho sentito una bellissima cosa. We have a solid lay of the land now. Esatto, the driver's seat is yours, Noct. Lo desidero. No, guida tu. Ora puoi sederti al volante in qualsiasi momento per provare la bellezza della guida manuale. Che poi, effettivamente, anche se guido Ignis, posso guidare lo stesso. Ma comunque, tra parentesi. Abbiamo scoperto. Se hai bisogno di consigli pratici, grazie, non mi interessa. Abbiamo scoperto che ci stiamo avvicinando in una zona che sarà le paludi. Vabbè, un attimino, vediamo che c'è da dire. Not? Iris? It's really you. So good to hear your voice. Everything's fine over here. We managed to make it to Lestalum. We just settled into our new digs. So yeah, let me know when you're coming so we can meet up. Yeah, will do. You better. Was that Iris? Can't even call her own brother. In all fairness, yours wasn't the obituary broadcast all over Lucis. What about me? She say anything about me? They're pronto. Did you see that sign? Chocobos! Chocobos! È quello che volevo no dire for that. Need to get to Lestalum. It's still ages away. Come on, just a quick visit. Ma io, ragazzi, guarda, non vedevo l'ora di riuscire a prendere il chocobo. Ma certo che andiamo subito là. Subito. Sure, let's check it out. Yes! Gonna be awesome! Ah, guarda che contento prompto. E io come te sono contento. Vabbè, allora che siamo qua faccio un po' di rifornimenti. Abbiamo anche se missioni secondarie, ma queste poi le farò a parte. Hey there! Ho bisogno di fare missioni secondarie. Cioè abbiamo bisogno di fare missioni secondarie per fare un po' di money. Le missioni secondarie per fare money sono le cacce. Vediamo un attimino. Well, if it isn't Sonia. Huh. Somebody you know? Spoke with her just the once, back at Hammerhead. Now that you mention it, you were chatting someone up. She's real knowledgeable about wildlife. Could teach us a thing or two. Go on and introduce yourself. Cos'è una missione secondaria questa? Vediamo. Chocobo arriviamo. Acque. I quattro amici si imbattono nel sand. Una spigliata ragazza dal cappello rosso, Gladio, che sembra conoscerla, afferma che è una grande esperta della fauna selvatica. Incoraggia Noctis a scambiare due chiacchiere con lei. Queste sono missioni secondarie, quindi li farò dopo, a parte. Però una cosa che voglio farvi vedere è questa di qua invece, Chocobo, che è una grandissima cosa. Quindi dirigiamoci subito là. Allora, abbiamo fatto questo. Le taglie le faremo dopo, perché ho bisogno di fare un po' di soldi. Allora, facciamo benzina. Saltiamo. Ok. La canna. Navigatore. Missioni. Chocobo. Everything in order. Yep. All right. Quant'è distante? Un chilometro e tre. Vabbè, raga, ci vediamo lì.
Questo è praticamente, dovrebbe essere una fattoria, una cosa del genere. Vabbè, la chiamano stazione. Ma se si parla di Chocobo, Chocobo, animali, dovrebbe essere una fattoria. Now this is what I'm talking about. The kid's got it bad. There are worse vices, I suppose. Excuse me. We'd like to ride the chocobos. The chocobos, huh? I hate to break this to y'all, but we can't permit our birds to leave the post. Come non Not può. while Deadeye's still about. He's an L'occhio fosse. uncommonly ferocious behemoth that's taken to prowling these parts of late. He Dov'è said il makes our problema? birds nervous. And to prevent accidents and tragedies, we have no choice but to suspend rentals. But hold on now. Ain't you lads the hunters that have been making a mark? You reckon you could handle the likes of Deadeye? If you could bring the beast down, there'd be a reward in it for you. But knowing the danger, I wouldn't blame you for saying no. Rifiutiamo, vediamo. Allora, 586 metri. E c'era la porta aperta. It's time. Gladio, come on! Gotcha. Gotcha. I want to ride my chocobo. Oh. Raga. Something's amiss. Non mi piace sto rumore. Cioè, io praticamente. No, per prendersi il chocobo. Ma che è sta cosa? Ma va, alberi rotti. Penso che non sia tanto piccolino come animale da uccidere. Madonna, ma che è sto coso? Ma va, alberi a terra. Ma ragazzi, ma siete sicuri di voler usare il chocobo? Sì, sono sicuri. Dobbiamo andare qua. No. Non mi piace. C'è pure nebbia. Oh, che? Heads up! How many times? Enough talk. Time for some action. Get back! Here I am! Never miss. Immaculate. Right there. We're on the same page. Oh, dove sono andato? Vieni qua. It just occurred to me, but this is totally like King's Knight. Huh? There's four of us, just like in the game. Well, then I gotta be a five-star character. Hell no. If anyone here is a rare, it's me. Sembra come al solito, diamo una piccola sbirciatina. Sai, troviamo qualche oggetto, qualcosa di importante, qualche pozione, un corno a spirale. Ha una setola di Deimodonte. Ma poi che serve? Beh, sicuramente serviranno per fare le ambolle e per costruire le magie. Qua cosa abbiamo? Un corno di Bahamut. Bahamut e altri Final Fantasy ero neone. Qui sinceramente ancora non abbiamo nemmeno visto l'occhio di un neone, una cosa del genere. E poi nei svariati Final Fantasy, dove si chiamavano Eoni, dove si chiamavano... Comunque ogni Final Fantasy l'ha cambiato il nome, sempre. Quindi qui va a vedere come si chiameranno anche. L'oggetto non lo prendi?
Una setta di Deimodonte. Cose importanti. Vabbè dai, è un cucciolino, sicuramente. Un piccolo cucciolo di... com'è che si chiamava? Occhio d'onde? Occhio fosco. Un cucciolotto. Sì, ma... sì, ma camminate però. Hai visto? Un cucciolotto di occhio fosco. Cos'è? Guarda là. Ma cos'è di niente? Dai, cucciolino, queste due carezze. E si ammazzisce subito. Maremma Maiala. E come lo dobbiamo sconfiggere? Qui ci volevano i leoni. I leoni, anzi. Manco. Cioè, ma scusa, ma dobbiamo sconfiggere questo coso. Ma va, c'è pure un corno rotto. E qui dobbiamo fare piano, cosa di questo qua ci schiaccia su. Ma va, che c'è nel piede? Credo che il Chocobo si spaventa. Cioè, io penso che qui non ci veniva più nessuno. Here we go. Altro il Chocobo. E essendo un odore. Com'è che non vi ha fatto saltare la baracca? Ma cosa dell'arma secondaria, ma che c'è? Allora, Gladius Tempesta, ce l'ha a livello 4. Ah, ma io queste cose le devo fare aumentare. Allora, lui c'ha Focum, quante ne ha? Non si può sapere. Fulgor. Forma ufficiale, banda di carbone, ha qualcosa di meglio? No. Lui ha qualcosa di meglio? No. Lui ha qualcosa di meglio? No. Lui ha qualcosa di meglio? No. Armilla. Armilla la meriglia. Allora, possiamo mettere anche due. Diamo una piccola controllata un attimo alle magie. Veloce, veloce. E le abbiamo piene. 2, 2, 2. Abbiamo... due folgor e un fuoco. Ormai le lascio. Comunque, andiamo avanti. It's weak on the right. No eye, no horn. We'll stay in range until we can exploit its blind spot. Il suo punto cieco. Quindi ha un punto debole. Che è l'occhio, certo. Allora è cieco da un occhio. È cieco da un occhio. E ora la sistemiamo. Quindi devo cercarlo di attaccare sempre. Qual era? Il lato destro, se non mi sbaglio. Aveva detto. Sento la di demo tonto. Ma che abbiamo? Che abbiamo? Deve andare di qua, di qua. Procedi. Beh, direi che non direi niente. Ma non penso sia così difficile. Dai, livello 15, siamo bene o male. Iniziamo di livello 13.
Ma quale cautela, questo qui è sempre pronto. Fa tutto il codardo. E poi è forte. Certo che però... Allora, a livello di energia se la batte con Ignis. Ok. Ah, devo saltare. Allora, lui si trova praticamente... But no plan of attack. The behemoth should be headed back to its lair, where we can catch it fully off guard. Yeah, as long as we stay on guard ourselves. Trovate la tana di Osco Fosco, seguendolo senza farvi accorgere, facendo attenzione a non perderlo di vista. Oh, dobbiamo fare pure questo. Occhio. Fosco, avvertite il pericolo, tenetevi a maggiore distanza e nascondetevi. Basta che ti sbrighi, occhio fosco. Ehi. Che bellino. Sembra un animale da compagnia, vero? Non lo prendereste voi, un occhio fosco? Gli fate una bella gabbia di cemento armato, forse non ci basta, qualcosina in più ci vuole. Si è fatto crescere manzo, e penso che quando fa 3 mesi come minimo vi scippa un braccio. Allora, può essere un'arma vera e propria o una magia, arma secondaria. Quindi si possono sistemare le armi con le magie. Vabbè, penso lo spiegherà se si può fare una cosa del genere. Vai, Ugo Foscolo. Questo è il parente di Ugo Fosco, Occhio Fosco. Non so, si sta facendo notte qua. Che dobbiamo fare? Vabbè, qualche parte la taglierò perché non posso solo. Guarda, 3 minuti di vita. Che cosa la taglia? Go. Oh, ma dove sono gli altri? Oh, mi hanno lasciato sola, eh. Oh, occhio fosco, come fa l'occhio nero? Day's work. La magia. Ah, ce l'ho tutta. No.
Devo riuscire a capire perché ho sbloccato le abilità scan, ma non sto riuscendo a capire come si fa. Scusa, abilità. L'ho attivata io. È questa. No, distillata. Curativa, tecniche. Dov'è? Sinergica. Inizia battaglia, scansioni alle caratteristiche del nemico. Ma come si fa? Ancora non l'ho capito. Ma per riuscire a capire che debolezze ha. Soffosco. Bello? Dove sei? Oh, ma che ci fai? Proppo, proppo. Foscolo, fa esplodere la cisterna con focus quando occhio fosco è vicino. Ma la devo equipaggiare. Quindi facciamo magia. Focum. Allora io ho questa di qua. Quindi svuotiamola. Yes. E facciamo potenza 20, abbiamo 80, facciamo. Allora, una la facciamo. Per forza così. Non possiamo fare niente. Ok. Assegna. All kidding aside, this could be bad. So we'll just stay out of it. That's cool. Let's go. All kidding aside, I hear you. Want some? Oh man, that devil at fork. Got a tough one on our hands. Quite a formidable foe indeed. Abbiamo fatto la cisterna. Certainly didn't expect this much trouble. Doesn't look good. Oggi non ne posso fare, però le cose dal lato. Dov'è il lato? Dov'è Orpor? Biggie! My pleasure. Counter! Vai, Gladius. Vai, pronto. Ai, che botta, Inis. Gran bozzone. Oh, Inis, senti. Può essere, ma casca sempre. Magia, non posso fare. Allora, facciamo Inis, che non puoi mai niente. Se ti prende fa male. Ah, di nuovo. We're sorely overmatched, Noctis. Oh, ora basta. Ignis. Time's over, buddy. Man, che bordello. Inis. I thought I was a goner. This can't be. Ignis! Be right over! Wouldn't be the same without you, Ignis. Thank you. Knocked. If things go south, run for it. And leave you behind? If you can't save us, at least save yourself. Say your prayers! Oh,
Aspetta, no, andiamo, Gladio. Is poor. Vai, Gladius. Try this! One last push. Nice to finish them off. Andiamo, questo scatti a botte. Non servono le energie, le magie. Ma le facciamo belle forti a sto giro. A 40 di potenza. Le deve sentire tutte. Ok, assegno. Vai, focus. We still got a chance here. Watch yourself, knocked. No. Agnes. Cucciolotto è andato a nanna. Chocoba, arriviamo. La viaggiare di notte è molto rischiosa. Se la destinazione è lontana, consigliabile tornare al luogo dell'ultima sosta aprendo la mappa. Che? Consigliabile tornare al luogo dell'ultima sosta aprendo la mappa con R3. Ah, vero, vero. Ultima sosta. Ok, viaggio veloce. Sì, lascia stare. Allora, massima autorità dell'impero di Niflheim. Un tempo fu un sovrano giusto e amato dai suoi sudditi. A mutarne l'indolenza, suscitando in lui una sfrenata brama di potenza, è stata una guerra dalla quale sono trascorsi 30 anni.